Cos'è il personal branding? È la domanda da $1 miliardo, anche se io ho una risposta abbastanza semplice e profonda allo stesso tempo. Quindi una risposta che ti dà un piano d'azione che però, insomma, ti richiederà del tempo per essere messo in atto. Il personal branding oggi è importantissimo perché i social media e il mondo online ci dà la possibilità di essere come in televisione quasi, vedi? Come qua e su questo video. E quindi dobbiamo costruirci il nostro brand personale perché ci aiuta a posizionarci nella mente del cliente. E infatti è questa la mia definizione. Il personal branding è l'arte di posizionarsi nella mente delle persone per un problema specifico che puoi risolvere con la tua soluzione. La nostra mente funziona per categorie che vengono poi espresse con il linguaggio. Le categorie sono importanti perché ci danno importanti scorciatoie, cioè non dobbiamo cercare ogni volta nella realtà la soluzione, ce l'abbiamo con delle categorie. E quindi i brand spendono miliardi per creare la loro categoria mentale. Se io ti dicessi fast food, probabilmente ti viene in mente o McDonald's oppure Burger King o qualche altro gigante. Se ti chiedo invece scarpe da ginnastica, probabilmente ti viene in mente Nike, Adidas, Reebok, più Puma, insomma quelli più grandi che fanno branding da tantissimo tempo e quindi hanno la loro categoria mentale. Se ti dicessi la batteria che dura di più, non ti dico neanche qual è la soluzione, perché hanno fatto un branding e un posizionamento da decenni che ha funzionato. La stessa cosa lo devi fare tu, è una decisione da una parte molto importante, molto difficile anche, perché è poi una decisione che devi portarti dietro per anni. Quindi per quale soluzione io voglio posizionarmi nella mente delle persone? Una volta che hai trovato questa soluzione, la tua nicchia diciamo, puoi allora iniziare a comunicare e tutto deve essere coerente. Parlerai di quello, darai soluzioni per quello, farai video su quello, scriverai post su quello. Insomma, devi continuare in quella direzione. Un errore che io a volte ho fatto è quello appunto di parlare di troppe cose. Invece mi sono reso conto che appena focalizzi l'attenzione, è vero che riduci il numero di potenziali clienti, però aumenti molto il tuo brand personale e quindi funziona assolutamente. Se vuoi lavorare con me sul deep personal branding, come lo chiamo io, con tecniche un po' avanzate, vieni nel mio corso su Content University Academy, c'è un mensile o un annuale, puoi utilizzarlo per vedere tutti i corsi che ci sono, compreso quello di personal branding. Abbiamo altri corsi di comunicazione online per te, il tuo team, la tua azienda, il tuo brand. Quindi ti aspetto in Content University per approfondire il personal branding con me.